Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Finalmente andiamo a fare il video delle previsioni settimanali. So che questo è un video che vi piace molto e tutti i venerdì lo carico. Allora, ovviamente parliamo della settimana in cui siete, quindi dal momento in cui aprite questo video, quindi non ha una validità di tempo, e parla di questa settimana e anche della prossima settimana, da questo esatto momento in cui lo guardi. Quindi io per comodità chiederò insomma che cosa hanno da dirci per la prossima settimana, e qua escono subito le carte. Allora abbiamo il giallo e il leone. Allora abbiamo l'inesperienza, la luce, spegnersi, evoluzione. Quindi questa carta mi ricorda molto il sole. Tra l'altro abbiamo il leone, che è proprio il segno zodiacale dell'arcano maggiore del sole, e quindi devo dire che parliamo qua di emozioni di forza, di istinto, di dominio. Quindi sembra effettivamente che questa settimana o la prossima, insomma, ci sarà finalmente un'evoluzione per quanto riguarda qualcosa che è andato a infrivolirsi nell'ultimo periodo. Ci sarà proprio finalmente un'evoluzione, si farà luce in una situazione che ancora in questo momento non è chiara, e vedo che in queste cose, insomma, c'è dell'emozione e anche del coraggio. Ok, quindi vi vedo anche più coraggiosi, avremo più coraggio. Mi includo, perché ovviamente riguarda a chiunque guarda questo interattivo. Vediamo cosa ci dicono le carte per la prossima settimana. Gli avvenimenti, diciamo, le cose più importanti che accadranno, le energie più forti della prossima settimana. Qua abbiamo il mago, molto bene. Vi dico anche man mano i segni zodiacali, quindi oltre al leone vedo i gemelli, quindi ci sarà la voglia, il desiderio di fare qualcosa. Vi vedo proprio motivati, c'è la motivazione in questa settimana. Effettivamente qua abbiamo il cavaliere di coppe con tutti i segni d'acqua, cancro, pesce, scorpione, e il cavaliere di bastoni con il sagittario, quindi devo dire molta forza, molta impulsività. Quindi vedo che ci sarà la voglia di manifestare queste emozioni, quindi magari di fare questo passo avanti, o comunque di dirigersi dove vanno i vostri desideri, i vostri sogni, i vostri obiettivi. Vi vedo come dire, fremere, che non vedete l'ora di buttarvi in questa cosa che vi piace, che vi appassiona, nella quale sono coinvolte anche le emozioni. E poi qua abbiamo il sette di denari, con il toro. Quindi devo dire che metterete molto impegno, molta forza, molta come dire, sarete molto perseveranti, anche se forse non vi porterà subito il risultato sperato, non sarà forse imminente, ma comunque devo dire che se voi siete stanchi, perché vedo che avete lavorato molto, quindi se siete stanchi potete anche concedervi una piccola pausa, perché sarà necessario ancora un piccolo sforzo per raggiungere il vostro obiettivo. Ma vi posso dire che il vostro sforzo assolutamente sarà ripagato, quindi non demordete, non perdetevi d'animo, perché ci sarà una ricompensa a lungo termine. Molto bene, vediamo con l'oracolo dei sentimenti. Qua c'è l'inganno, il vuoto, litigi, fondo del mazzo e la fiducia. Ok, forse qualcuno di voi è stato ingannato da qualcuno, la fiducia è stata un po' calpestata, e quindi adesso avete questo senso di vuoto, non sapete se fidarvi o no, non sapete se potervi
poter riporre la fiducia ancora in questa persona o queste persone, in queste situazioni, insomma, vi sentite un po' forse presi in giro da qualcuno o da una situazione. Qua vedo dei litigi, forse, allora, potrebbe essere anche che voi cercherete di evitare dei litigi. Forse cercherete di evitare di fidarvi in una situazione dove prima non vi fidavate molto. Ecco perché vi arriva la chiarezza. Poi in alcuni casi vedo che ci potrebbero essere dei litigi riguardanti a una situazione dove vi siete sentiti ingannati. Comunque qua ci sono tante energie. Vediamo i messaggi d'amore. Vi ricordo che tutte le carte che vedete le potete acquistare. Trovate il link in descrizione del video e del primo commento in evidenza. Li trovate anche su Etsy. Vediamo i messaggi d'amore che possono riguardare voi o la persona che state pensando. Allora, abbiamo la carta di Dobbiamo parlare. Vorrei aggiustare le cose e ti sto per mandare un messaggio. Quindi, o sei tu che vorresti sistemare, vorresti aggiustare le cose, che sei lì che non sai, scrivo, non scrivo, lo contatto, la contatto, non lo faccio, perché vorresti parlare, vorresti chiarire, vuoi aggiustare le cose. Se non sei tu, se non ti risuona, significa che la persona che tu stai pensando vorrebbe parlarti, vorrebbe chiarire, ed è lì che è in crisi, non so se mandarti questo messaggio oppure meno. Potreste essere anche tutti e due, questo assolutamente non l'escludo. Andiamo adesso a vedere con i tarocchi. Quindi che cosa accadrà la prossima settimana, quali saranno le energie della prossima settimana. Abbiamo il Cavaliere di Spade. Cioè ci manca solo quello di denari, abbiamo tutti, abbiamo quello di coppie, di bastoni e di spade. Vediamo ancora questa, c'è il 2 di coppe, molto bene, abbiamo il 7 di bastoni, abbiamo il Papa, allora in ordine, 4 di bastoni, il Papa, quante! 5 di spade, 9 di coppe, fondo del mazzo, abbiamo la temperanza. Allora, vi voglio dire tutti i segni che vedo, quindi ripeto anche quelli che ho visto prima, ve li dico tutti. Quindi abbiamo il leone, i gemelli, cancro, scorpione, pesci, sagittario, il toro, la bilancia, l'acquario, poi abbiamo il leone, l'ho detto, l'ariete, sì, lo scorpione, ho detto tutti i segni d'acqua, sì, dovrei averli detti tutti. Gemelli, bilancia, acquario, sì, ok, allora, comunque, non perdiamoci. Allora, qua devo dire che effettivamente ci sarà una situazione che cercherete di riequilibrare, quindi cercherete di ritrovare un equilibrio, di ritrovare il giusto flusso, ok? Quindi vi vedo riprendervi da una situazione magari stressante, da una situazione che vi ha un po' scombussolato, vi vedo che cercherete di superare i vostri ostacoli o comunque gli intoppi che avete avuto, che possono riguardare delle persone, magari qualche persona vi ha messo degli ostacoli lungo il percorso o ha fatto di intoppo. Comunque vedo che voi sarete molto perseveranti e andrete lungo il vostro obiettivo, che soprattutto è una cosa che voi vi sta molto a cuore, potrebbe riguardare un'amicizia, una relazione, o comunque sì, vedo anche il fatto di voler continuare ad andare su un giusto, diciamo, sul... Voi avete pensato come agire con qualcuno soprattutto in amore, e sembra che non c'è niente, nessuno che vi distolga da questa
aspettativa, da questa visione che voi avete, e vedo che difenderete le vostre idee, i vostri obiettivi, quindi non vi farete abbattere da magari qualcuno vi dice non dovete far così, insomma vedo che voi avrete le difese alte, saprete difendervi, ecco perché vedevo la forza e il coraggio e vedo che finalmente ci sarà più stabilità, passerete magari più tempo con la famiglia, con le amicizie, vedo che perché no, per qualcuno di voi magari andrà a qualche festa, magari un compleanno, una celebrazione, vedo comunque, vedo più libertà, sento un senso di più libertà, di più scioltezza e vedo che allora per qualcuno di voi potrebbe riguardare un matrimonio, una relazione o comunque perché no, qualcuno di voi magari andrà proprio a un matrimonio o festeggerà una festa importante, magari anche solo un compleanno, questo lo vedevo per qualcuno di voi e vedo che finalmente riuscirete a, come dire, a non farvi distogliere le attenzioni da qualcuno, quindi da questo inganno, da questo intoppo, da questi ostacoli. Vedo che sarete proprio sul pezzo e quindi effettivamente c'è qualcuno, c'è qualcuno intorno a voi, non so se lo sapete o meno, che agisce un po' alle vostre spalle, che non è sincero, però vedo che voi assolutamente siete vincenti, quindi non vi preoccupate. E vedo che ve la caverete anche da soli su qualche cosa, starete bene anche emotivamente. Vediamo adesso con le sibille. Allora, abbiamo la carta, vi dico anche i numeri perché possono essere importanti. Innanzitutto qua vedo il 19 e il 20, ok? Poi il 16 e il 6 con la carta delle stelle. Abbiamo il 13 e l'11 col bambino, il 10 con la falce, vediamo altre due, perfetto, abbiamo 21 e 8 con la montagna e la bara, l'8 molto forte e 9, fondo del mazzo abbiamo il cuore, numero 24. Allora, qua vedo che effettivamente ci sarà qualcosa di nuovo che arriva all'improvviso e una situazione pesante, una situazione che avete trascinato da tempo, un ostacolo molto grosso che avete avuto davanti al vostro cammino, comunque qualcosa di difficoltoso andrà falciato via e finalmente ci sarà qualcosa di nuovo, di entusiasmante, qualcosa che desiderate e vi riempie il cuore, quindi potremmo parlare benissimo d'amore perché vedo che il cuore e i sentimenti sono coinvolti. Allora, cosa mi è volato qua? Qua le carte mi volano sempre, ormai chi mi guarda lo sa, abbiamo la carta numero 29, armonia e benessere, fondo del mazzo, 45, purificare, ripulire i pensieri, quindi qua cosa ti dice? Innanzitutto di andare a purificare, ripulire i tuoi pensieri, quindi di togliere pensieri negativi, o dire non ce la posso fare, oppure mi fa tutto male, oppure ecco, togliete tutte queste negatività, purificatevi, perché no, prendete della salvia bianca, uno smudge, prendete un incenso, purificatevi, o se no potete fare questo, che è un rituale che ho fatto ieri, lo trovate negli shorts, proprio per pulire, dura 7 giorni, e poi dovete buttare in natura, comunque ho fatto lo short, l'ho caricato proprio ieri e quindi provate a fare anche questo, perché no? Perché effettivamente facendo questo troverete l'armonia, troverete il benessere, vedete? Riuscirete a trovare proprio la serenità, la tranquillità, quella che forse ultimamente nell'ultimo periodo vi è un po' mancata. Vediamo adesso il libro delle risposte che stavi aspettando. Ok, accetta il cambiamento e l'unica via per crescere, quindi qua ti dicono che devi accettare il cambiamento, qualunque sia,
anche se non lo ritieni giusto, anche se lo ritieni pesante, anche se pensi, insomma, qua ti dicono accetta quello che sta arrivando, quello che ti sta offrendo la vita, l'universo, perché è l'unica via per crescere. Quando arriva qualcosa di forte, porta con sé comunque sempre una crescita. Ogni cosa che accade, l'universo ha sempre una motivazione, niente accade per caso, ok? Quindi quello che ti sta accadendo ora è per farti crescere, per farti evolvere. Allora, se hai guardato fino a qui, lasciami un bel cuoricino verde per la fortuna. E se lo farai ti ringrazio tantissimo. Se ti è piaciuto lasciami un like e condividi. E se non sei ancora iscritto alla mia pagina di YouTube ti invito ad iscriverti. Ti offrirò una domanda gratuita che puoi farmi su Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok o per email. Puoi contattarmi per consulto personale, trovi il mio numero di WhatsApp. Io ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo interattivo, ci vediamo presto in un prossimo video.